voluta fortemente dal centro-sinistra perché quella è una delle arterie più inquinate di Pescara. 500.000 euro che sono stati stanziati quando eravamo al governo della città, ora l'opera è pronta per partire, c'è una gara già provvisoriamente assegnata, i lavori potrebbero cominciare a gennaio, ma rimaniamo molto perplessi da una serie di atteggiamenti che abbiamo visto nel corso di questi mesi. Prima, intanto, per la reintroduzione di quest'opera nel piano triennale delle opere pubbliche aggiornato dal centrodestra e poi adesso per una dichiarazione che è stata rilasciata dall'assessore Mascia, secondo il quale il progetto è tutto sbagliato, bisognerebbe ricominciare da zero, cosa che non è assolutamente vera, perché chi ha avuto modo di leggere la nota della soprintendenza del 24 di novembre capisce bene che la soprintendenza fa soltanto delle minime condizioni che possono essere attuate con pochissimi fondi e soprattutto prescrive una progettazione di aree che non sono nella titolarità e quindi non sono nella disponibilità del comune. Soltanto come auspicio futuro, naturalmente sono anche delle belle idee condivisibili, ma che non fermano assolutamente questo progetto che tranquillamente può partire e i lavori possono cominciare già a gennaio. Naturalmente da parte di un'amministrazione che arriva c'è la possibilità di non portare avanti delle opere pensate precedentemente, ma bisogna farlo con sincerità, esponendosi naturalmente anche alle responsabilità di tipo politico e di tipo contabile. Quello chiediamo noi. Se è vero, come dice Mascia, che occorre un nuovo progetto, in questi minuti si sta esaminando il DUP del comune di Pescara con il piano triennale di questo comune. Dov'è questo progetto? Non c'è, a testimonianza del fatto che non c'è bisogno assolutamente di un progetto.